Buongiorno ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio laboratorio. Oggi vi farò la recensione e l'unboxing del trapano a percussione scalpellatore della Parkside, comprato alla Lidl al costo di 59 euro ed è in vendita dal 1 agosto del 2019. Questo in realtà è il modello dell'anno scorso, ma è praticamente identico al modello nuovo. Forse cambierà qualcosa sul colore dell'impugnatura o poco altro, però sostanzialmente è lo stesso prodotto. È un trapano appunto a percussione scalpellatore da 5 joule e 1500 watt di potenza. L'ho utilizzato per alcuni lavoretti, non ci ho demolito nessuna parete, ho chiesto a mia moglie se potevo demolire un paio di pareti di casa e mi ha detto di no, quindi mi toccherà fare la prova su un blocco di cemento. Quindi apriamo la confezione, vediamo come si comporta, alcuni dettagli, dove va messo il grasso e insomma il funzionamento generale. Quindi leggiamo l'etichetta e iniziamo. Allora vediamo, trapano a percussione scalpellatore, potenza nominale assorbita 1500 watt, energia dei colpi 5 joule, il massimo diametro di foratura di 32 mm su calcestruzzo e pietra, 13 mm nell'acciaio, 40 mm nel legno, un numero di percussioni che va da 0 a 3900 a minuto e il numero di giri a vuoto che vanno da 0 a 800 a minuto. In dotazione abbiamo 3 punte SDS, 12x160 mm, 16x250 mm, 18x250 mm, uno scalpello a punta 14x250 mm, uno scalpello piatto 14x250 mm, una battuta di profondità in metallo, un mandrino dentato per punte ad albero cilindrico, inclusa la chiave, e una chiave per il montaggio a due fori per mettere il grasso sulla parte superiore. Allora, apriamo la confezione e vediamo il prodotto. Okay. All'apertura della confezione troviamo ovviamente e molto più ordinatamente disposto il cavo di alimentazione, il mandrino con l'attacco SDS metallico, mandrino con la chiave che è in dotazione, ci permette di stringere le punte di trapano classiche, utilizzarle con questo trapano che è un po' grande, però va bene, si può utilizzare pure. Sulla parte alta c'è il libretto di istruzioni che vi consiglio di leggere per bene e poi conservare. La battuta di profondità dentata, le punte in dotazione con attacco SDS. Questo è il nostro trapano. Poi le due punte, i due scalpelli in dotazione, punta piatta e poi quello appuntito, e infine la chiave. Questa è la chiave che serve per il montaggio del grasso. Ora vi farò vedere come funziona. Allora, vediamolo esteticamente. Il trapano è abbastanza pesante, è massiccio. Sulla parte frontale abbiamo questa impugnatura che è possibile smontare rapidamente svitando il manico, rimuovendolo dalla parte frontale. Su questa stessa impugnatura è possibile inserire questa battuta di profondità che va bloccata in questo modo per decidere a che profondità fare i fori. Quindi si inserisce, si decide la profondità, dopodiché si può forare e fermarci sempre alla stessa distanza se dobbiamo ripetere dei fori o comunque se abbiamo una profondità oltre la quale non dobbiamo andare per non oltrepassare lo spessore dei muri, comunque decidere la profondità che abbiamo intenzione di raggiungere. Ovviamente è possibile montarla e smontarla senza rimuovere l'impugnatura, io l'ho rimossa per farvi vedere il funzionamento privandola appunto di questo accessorio, quindi la reinserisco e rimuovo la battuta di profondità. Vi consiglio di avvitare bene questo pomello quando avete tolto la battuta a profondità, altrimenti con le vibrazioni perdereste la stessa. Allora, sulla parte alta c'è questo tappo che va aperto con questa chiave molto simile a quella dei flex delle smerigliatrici angolari, si svita e all'interno di questo vano va inserito il grasso periodicamente ogni circa 50 ore di lavoro per garantire il corretto funzionamento dello stesso utensile, altrimenti si danneggerebbe in modo irreparabile. Quindi viene dato in dotazione anche il grasso, che però io non vi ho fatto vedere perché non è più all'interno della confezione, quindi si richiude e si può utilizzare.
Ok, una volta chiuso il tappo, quindi siamo sicuri che l'utensile è correttamente pronto per poter lavorare. E allora, sulla parte frontale abbiamo il tasto che ci permette di impostare il funzionamento. Abbiamo tre tipi di funzionamento, ma quattro impostazioni. La prima impostazione, quindi posizionato in questo modo sulla sola punta di trapano come disegno, ci permette di avere la sola rotazione, quindi di fare i fori. Sulla seconda impostazione abbiamo la funzione di foratura con la percussione, infatti c'è sia la punta di trapano che il martello. Sull'ultima abbiamo solamente il disegno del martello, quindi la percussione per demolire, staccare piastrelle, fare delle tracce al muro, insomma, utilizzarlo come una sorta di martello pneumatico. Quest'altra impostazione invece ci permette di ruotare liberamente il mandrino e posizionare la punta in base alle nostre esigenze. Purtroppo nel mio esemplare questa rotazione libera non funziona, a volte ha funzionato, altre volte invece non sono riuscito a farlo funzionare, come in questo caso. Vi faccio l'esempio con il modello 800 Watt, praticamente se noi lo ruotiamo e lo mettiamo in questo modo, quindi sulla rotazione libera, la punta dovrebbe essere libera di girare a nostro piacimento, quindi ci dovrebbe permettere di posizionare la punta dello scalpello in base alle nostre esigenze. In questo caso invece dovrò per forza ruotarlo io così, premendo il tasto a velocità minima, quindi metterlo ad 1, ruotare e decidere la posizione che deve avere la punta e dopodiché eventualmente lavorare e demolire. La punta va inserita sempre con il grasso, quindi lubrificate per bene la punta SDS, dopodiché premete verso il basso, inserite la punta e rilasciate. Questo gioco è del tutto normale, come questo movimento è del tutto normale. Anche la rotazione non è perfettamente dritta perché la punta, non avendo nessuna pinza che lo stringe, ha questo gioco, questo movimento, quindi eventualmente non consideratelo un difetto. Allora, questa è la rotazione a velocità minima, rotazione e percussione. Velocità minima, solo percussione, sempre a velocità minima. Ovviamente più vado avanti con la rotella, più aumentano rotazione, percussione, eccetera. La pressione del tasto invece ha la funzione esclusivamente di on-off, quindi non ci permette di regolare la velocità dando più o meno pressione, perché abbiamo la rotella a darci questo tipo di funzionamento. Iniziamo questa prova facendo su questo blocco di cemento alcuni fori. Iniziamo con una punta da 6 mm, prima senza percussione, quindi solo la rotazione. Velocità 6, farò un foro. Dopodiché farò lo stesso foro con la percussione, vedremo la differenza. Poi passerò direttamente alle punte più grandi, perché questo è semplicemente per fare un foro iniziale e vedere il suo comportamento. Allora. Sinceramente, mi sembra che ci stia un po' troppo, quindi mettiamo direttamente la percussione e vediamo la differenza. Decisamente abbastanza potente. Proviamo quindi con una punta più grande. Un po' di grasso. Ok, questa è una punta da 18 mm, direttamente con percussione.
decisamente potente, considerando che sono le punte in dotazione della Parkside, non sono delle punte di buona qualità. Quindi, per quanto riguarda la foratura, per me va benissimo. Usiamo adesso lo scalpello, vediamo. Ovviamente lo scalpello senza rotazione, quindi funzione esclusivamente di percussione. Cambiamo punta, sempre modalità solo percussione. E allora ragazzi, abbiamo finito. Questo trapano a percussione da 1500 watt, 5 joule di potenza, per me funziona bene. Ha fatto un foro con questa punta da 18 mm rapidamente, senza alcun problema, molto molto fluidamente. È riuscito con la punta da scalpello piatta a demolirlo rapidamente. Poi ho cambiato punta, è riuscito tranquillamente a lavorare allo stesso modo. Certo, ha questi piccoli difetti sulla rotella. Da qua, se non fatto bene, scappa, si rimette in posizione intermedia, e invece il posizionamento della rotella, che mi permette di ruotare la punta, i primi tempi funzionava bene, poi man mano ho cominciato a fare capricci e non ha funzionato più. Contatterò l'assistenza clienti, vediamo cosa mi diranno. Comunque funziona abbastanza bene, costa poco, sono 59 euro, l'impugnatura è ammortizzata, questo non ve l'avevo detto, è antiscivolo. Io devo dire che sinceramente sono soddisfatto di come funziona, della sua potenza. Poi ovviamente è un oggetto economico, costa 59 euro, possibilmente in un cantiere utilizzato tutto il giorno ne risente. Già la parte frontale si è surriscaldata e si è surriscaldata abbastanza, e ho fatto solamente il lavoro che avete visto. E la punta da 6 mm praticamente l'ha fatta in un batter d'occhio, però non è un utensile da utilizzare con quelle punte, è abbastanza pesante, quindi non può essere utilizzato in ambito domestico, ma per chi in autonomia col fai da te vuole rinnovare il bagno, comunque fare poco altro. La stessa impugnatura da questa parte, oltre a essere removibile, è anche posizionabile
come ci viene più comodo, perché è regolabile a 360 gradi, quindi ci permette di lavorare comodamente in più posizione dell'impugnatura stessa. Quindi come ci viene meglio possiamo posizionarlo. Non ho altro da dire, spero di esservi stato utile e avervi fatto capire la potenza che ha questo utensile. Ora però lo devo mandare in assistenza. Detto questo vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo stesso video se vi è piaciuto e se lo avete ritenuto utile, attivare anche le notifiche cliccando sulla campanella qua giù. Vi saluto e vi do appuntamento ai miei prossimi video. Ciao da Riccardo.